In diretta dallo Baku Street Circuit va in scena l'ottavo round della stagione 2020-2021 della Premier League. Amici di Formula Italia Team, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli e Hiroshi. Insieme a me, qui in cabina di commento, Raffaello Morga in arte Raffoinex. Ciao Rafa, buonasera a tutti. Le immagini in diretta dalla pista sono curate dalla regia di Andrea Badolato. Ciao Andre. Ed un saluto anche alla stanza dei bottoni della direzione gara, dalla quale c'è in collegamento per noi Ernesto Coppola. Ciao, Mister X. Buonasera a tutti, ciao Raffaele. Molto bene, quindi back to back di forte stress per i piloti della Prime, così come è stato per tutti i piloti in questa settimana marchiata pit. Insomma, dopo le strade del Principato si trovano ad affrontare quelle della Città del Vento. La scorsa settimana a Monaco è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi il numero 72, Emanuel Nardacci, primo successo in carriera poi su pit per Emis. È stato il quinto pilota, quindi in questa stagione di Prime, ad vincere per la prima volta quindi un GP nella sua carriera, seguendo la scia di Ferracanino, Pozzluca ed Effe. Una gara che ha visto Emis davanti a Lorenzo Tamorri. Emis, tra l'altro, scattava dalla pole, bruciato però nel rilascio della frizione da Pozzluca e proprio lo stesso Lopez. Sì, errore di Pozzluca sotto regime di virtual safety car con Lopez, che quindi è andato al comando, ma poi disastro ai box della Ferrari con Lopez, che è rimasto fermo più tempo ed ha perso la vetta proprio nei confronti di Emis, con quindi Lorenzo Tamori che ha chiuso di soli 186 millesimi dietro alla prima posizione. Torna sul podio F, finalmente ha ingranato la sua stagione. Il pilota della Mercedes, Canino, leader della classifica, abbastanza in difficoltà la scorsa settimana, addirittura sesto in una gara difficile, visto il pad con la quale guida. Torna nei punti anche l'altra asse di Kiko Driver, che si è ritirato nei primissimi minuti di questa sessione di qualificazione. E una seconda parte di gruppo, un secondo parte di gruppo ricca di contatti la scorsa settimana contro le barriere per Naspas, Fabio Max. Credo che quello più problematico, insomma, più da cuori infranti, sia stato sicuramente Krikkonen, poi che era lì in zona punti primi di questa sua stagione. Purtroppo ha impattato contro le barriere nella prima variante delle piscine. Classifica che quindi vede Stefano Canino sempre leader a più 9 su Pozzluca, che a sua volta ha un più 14 nei confronti di Lopez, che poi F ferra in un gruppo anche abbastanza compatto, fino all'ottava posizione di Emis a quota 46, quindi una settantina di lunghezze dalla vetta di Canino, ora che diciamo possiamo definire iniziata quindi la stagione di Emis dopo la prima vittoria la scorsa settimana. Ancora, come detto, a caccia dei primi punti Naspas, Krikkonen e Robby. Tutti i team invece nel costruttori hanno ottenuto dei punti, anzi è avvenuto anche lo switch dopo i risultati ufficiali di Monte Carlo, con la Alfa, pardon, che ha sopravanzato per solo un punto nei confronti della As. Veniamo quindi alle 20 curve di 6.003 metri del circuito. Clamoroso il fatto che nel circuito di Baku, ovviamente clamoroso il discorso, poiché la particolarità di questa città è anche che è la principale capitale, ovviamente la capitale dell'Azerbaigian, però è anche la capitale di stato più bassa al mondo, visto che si trova sotto i 28 metri rispetto al livello del mare. E quindi girando qui per il tracciato, soprattutto per quanto riguarda il centro, siamo sopra il livello del mare. In questo momento Robby sta scendendo invece dal discesone. Qui il lungomare si trova invece sotto, ovviamente è una media, non è che c'è l'acqua in pista. Siamo qui in questo momento sotto i 20 metri per quanto riguarda il livello del mare. Raffo, non è una cosa che credo noti mentre non ci pensi a dov'è il mare, dove sei tu rispetto al livello del mare quando affronti un giro qui a Baku. Credo che guardi No, molto in muretta. no, non ci pensi per niente, anzi, pensi più che altro a non schiantarti a ogni curva, a non prendere un muretto, soprattutto al castello, che è forse una delle parti più difficili del circuito, dove impattare sulle barriere un attimo, nonostante sia larga perché sono circa 7 metri, se non vado errato, però comunque a quelle velocità è abbastanza stretto, bisogna stare attenti, anche in uscita è facile perdere e andare sul muro e rompere tutto. Molto bene, per quanto riguarda il foglio che ci giunge dalla direzione di gara, sono marchiati in rosso i nomi di Stefano Canino e Daniele Beghe per un taglio nella qualifica della scorsa settimana, e qualificandosi all'interno dei primi 8 non potranno disputare questa sessione di qualificazione, sessione che per il momento vede in vetta, invece no, non vede più la Ferrari di Lopez, ma la Red Bull di Ferra87, che ha appena fatto registrare la migliore prestazione in un primo 39 secondi 526 millesimi per questa quinta edizione
con la Prime League la scorsa settimana per le statistiche. Avevamo festeggiato la centesima presenza di Fabio, ma a proposito di Lopez, chi è quello che si è più vicino alla fantomatica quota 100 in questo momento, si trova a 97 presenze, ovviamente contando anche la Sport League nella quale ha corso nel 2018, delle altre e le due presenze che ha fatto in questa stagione come terzo pilota in Mercedes. Quindi se contiamo solo la Prime, sicuramente quota 100 arriverà a Silverstone, no, pardon, in Austria, perché Austria quest'anno è prima di Silverstone, però ovviamente con l'anno nuovo, visto che in queste ultime due settimane è rimasto il Gran Premio d'Azerbaijan con la Prime, e la prossima settimana i campionati si sposteranno in Canada per poi iniziare la pausa natalizia. Tanto Emis si porta in prima posizione, scavalca Ferra, e distacco poi molto, molto corto fra Ferra e Lopez, che è appena 30 millesimi. Sì, sì, vediamo quindi questi ultimi 5 minuti di qualifica, 3 diversi pullman finora in questa Prime, 3 proprio per Emis in Australia, Spagna e Monte Carlo, 2 per Canino e Pozluca. Vediamo se magari esce un quarto nome, soprattutto per tenere, come già detto in precedenza, quel record dei 7 nomi di diversi pullman ottenuto nel 2016 e 2019 per la Prime, insomma per riscrivere ancora di più le statistiche di questa stagione, probabilmente la più equilibrata per quanto riguarda la Prime a partire fin dal primissimo GP. Ferra intanto torna ai box, quindi avrà ancora un ultimo tentativo. Tanto vi ricordo anche che potete seguire nel migliore dei modi andando sul nostro forum www.forumitalianteam.com, c'è l'apposito tracker live timing nella quale sotto la sezione statistiche, in modo da avere anche voi un monitor, osservare i parziali in particolar modo fucsia, ovviamente quelli per quanto riguarda Emis, che si è messo poco fa davanti a tutti quanti in un primo 39 secondi 344, ma non solo fucsia, nel secondo e terzo settore il record in quel settore lo ha ottenuto Lopeschi per soli 4 millesimi nel T2 e per soli 41 invece millesimi nel T3. Il fucsia nel T1 non ci viene segnalato, però credo sia, no, non è di Emis, perché Long è sceso sotto il 35. Non mi è segnalato per un errore, perché Naspaz segna che ha fatto 14, quindi è un po' rapidissimo. No, è tra l'altro, ma anche lungo adesso la staccata della 3, credo forse siamo desincronizzati con Naspaz. Resto un attimino personalmente con lui per pura curiosità. Perfetto, allora Pazzoluca intanto risale la classifica. No, Naspaz sta facendo manovra per tornare in pista. Comunque era un T1 particolare da parte di Paolo Nassonte. Comunque la migliore prestazione, è stato anche l'unico a scendere sotto il muro di 35 secondi, è per Dr. Long con la Renault in 34 secondi e 956 nel T1. Chris Master si porta in settima posizione in 1.40518. Dovrebbe star per transitare anche alla prima fotocellula Pozluca. Ah, perdona, ha già fatto il suo giro, quindi non credo se ne possono fare due raffo, due tentativi. Sì, si possono fare, non conviene troppo, anche perché la gomma qua, soprattutto il posteriore, ha un'usura incredibile, quindi se non si fa neanche troppo leggeri col gas si rischia di usurarle davvero tanto e si fa veramente tanta fatica. E poi qua su questa pista funziona un po' di più l'overcut rispetto all'undercut, quindi facendo due tentativi in qualifica si rischia poi di subire appunto l'overcut in gara. Si sta migliorando Krikkonen, sta togliendo 6-7 decimi per puntare almeno alla tredicesima posizione di Alex Pilotino. Vediamo come chiude il pilota della Racing Point. Sopravanza proprio la Williams di Alessandro Capuozzo in 1.42.296. Bella anche questa lotta appena fuori dalla top 10, con Naspaz 42.242, 2.96 per Krikkonen, 301 per Alex Pilotino. Ancora una volta purtroppo ha tardato chi come Dio, Michele Spagnolo, che è apparso molto in difficoltà dalla Spagna, aveva ottenuto i primi punti in Olanda, poi purtroppo dalla Spagna si è un po' inceppato il tutto, ha accusato un distacco di circa un secondo al giro nei confronti della seconda parte del gruppo che garantisce poi l'accesso alla zona punti. Sempre citando la Spagna, abbiamo visto un duello bellissimo con 8 vetture lì a giocarsi dalla nona fino alla sedicesima posizione. Fu davvero per buona metà di gara un GP molto molto bello anche sotto questo punto di vista. Ovviamente i piloti stanno scendendo in quest'ultimo minuto di qualifica in pista, bisogna portare con molta calma anche le gomme a temperatura, un circuito che stressa molto l'asse posteriore, tanta la trazione dalle curve secche, soprattutto nel T1 verso sinistra a 90 gradi, qualche colpetto di lag per Emis che ha
un po' caratterizzato questo suo inizio di stagione. Speriamo non vada a creare nessuna difficoltà. Intanto Robby purtroppo arriva in ritiro da parte del pilota della Mercedes. Mi vado ad aiutare con la minimappa al castello. Kiko Driver, non ho fatto caso dove era andato a muro. Castello pure lui. Ah, anche lui allora. Sì, lui proprio a inizio qualifica. Allora per il momento ultima fila marchiata Haas, con come detto Canino che non può disputare questa qualifica e Kiko Driver ritirato. Daniele Frey per il momento risulta davanti a Kiko Driver. Vedremo come verrà poi posizionato Lopez, che andiamo a cercare i parziali. Ha fatto 35.029 al primo settore, che è molto buono. E vediamo adesso anche qua D2. Grande bloccaggio dell'anteriore sinistra, arrivato molto vicino ai muretti all'esterno di curva 15. Almeno risulta. Che scodata! Mi viene anche annullato il giro. Non so se annulla questo il successivo in uscita, visto che siamo nel T3 di solito è un gioco un po' più severo. No, non annulla il successivo, però è finito il tempo. Ok, quindi sì, questo giro ovviamente annullato. Arriva anche il 35.023 di Ferra, torna in box, no? Perché? Sì, torna in box, quindi finisce qui la qualifica di Lorenzo Tamori. Sale in terza posizione, nel mentre che Ferra ed Emis si stanno migliorando. Emis clamoroso nel T1, 34.895. Migliora il record fatto segnare in quel settore da parte di Dierlong. 40.147 per Ferra nel T2, è ora sul lungo rettifilo principale, oltre un chilometro e mezzo di rettilineo per andare, nel mentre che scorre il tempo, sotto la bandiera scacchi. Mannaggia, Fabio Ferracini pole, grande T3, riesce ad agguantare la pole position, 1.39.344, addirittura in testa coda Emis, in uscita dalla 15, che brutto posto. E ah no, adesso si è staccata l'anteriore sinistra. Lo vedevo con la vettura sana, adesso si è ha ceduto la sospensione. Non so cosa sia successo per lui. Buono, è risalito in sesta posizione anche Dierlong. No, Dierlong ha partito il giro. Ah, sì, già sui 2 minuti. Allora nulla, anche Fabio Max procede lentamente. Forse Zampi. Zampi. Gli altri hanno preso bandiera. Zampi, sì, si sta anche migliorando nei suoi parziali. Vediamo dove arriva, in settima posizione, appena davanti a Chris Master. Ad aprire quindi la quarta fila, pole position quindi per Fabio Ferracini. Purtroppo davvero un peccato l'errore di Emis, credo che Ernesto l'abbia visto, era un board con le mani. Ha perso la macchina in uscita da curva 15 e la sinistra in discesa. Sì, bravo, 15, in trazione è andata a muro a sinistra. Si era staccata subito la sospensione, perché io quando sono andato in board subito, con lui subito. Ah, ok. Quando ero on board con lui la sospensione ancora stava lì, diceva sono pronta, tant'è che avevo paura che arrivasse una penalità per Emis, che era in testa coda contro mano con le vetture che sopraggiungevano, poteva essere una discreta difficoltà. No, 5 secondi per F, no 5 secondi, 5 posizioni di penalità per F, almeno mi sono uscito in questo momento, per collisione con Fabio Max. F, penalità griglia di partenza, collisione con Fabio Max. Sono arrivati. Pensavo fosse quelli per il bot, ma il bot sta girando da solo. Quindi... Mannaggia, davvero un peccato lui che scattava dalla terza posizione. Posso di cammino non l'ha dati. Allora vediamo. Aspettiamo allora che si sistemi la lobby. Nel mentre no, celebriamo sì, la. Okay. Allora celebriamo quindi la prima pole position in carriera. Una stagione di prime volte. Davvero bella questa Prime League quest'anno, con Fabio Ferracini per soli 11 millesimi nei confronti di Emis. Abbiamo quindi, l'abbiamo chiamato, quindi questo è il quarto nome che cercavamo in apertura di qualifica. C'è da dire che per quanto riguarda le statistiche, la Prime su questo circuito nella sua storia ha visto 4 diversi poleman, di cui uno era in pista, purtroppo ha impattato contro le barriere negli ultimi minuti, ovvero proprio Emis, che ottenne la sua prima pole qui nella Prime League del 2017. Due piloti che hanno ottenuto la pole su questo circuito hanno poi vinto il titolo, il campionato piloti. Si tratta di Speri nel 2018 e Marcon nel 2019, quindi nelle ultime due edizioni palese quindi il discorso che siamo in un cittadino molto difficile, che quindi qualificarsi bene può portare ad un risultato positivo. Non dico troppo, non dico altro, non si sa mai, il castello è sempre in attesa che... Ma non solo il castello. Discretamente una pista, discretamente, non volevo dire infame, però ormai l'ho detto, quindi è andata, è volata. Insidiosa. Per il momento
Insidiosa, bravissimo, come poetico lei, come preciso. Per il momento splende il sole sul circuito A0, ci prepariamo quindi a questi 26 giri, i dati Pirelli. Più che altro consigliano una decina di giri con la gomma morbida, quindi quella a banda rossa, una ventina per la gialla, quindi la media, e invece l'hard può tranquillamente portarci fino alla bandiera scacchi, ma al solito c'è tanto scivolamento sull'asse posteriore, come detto in precedenza, fondamentale, quindi nei primi settori l'abbiamo visto anche ieri con Re, quanta cattiveria metteva in trazione in uscita dalle prime 5 curve, tutte secche a 90 gradi, e lì è riuscito a fare proprio la differenza nei confronti di Matthew. Aspettiamo quindi che inizi questo giro di formazione. Sta per accendersi ora la luce verde fissa, che da noi non si accende, però per i piloti si accende, lo giuro. Almeno alla moda da spettatore. Inizia quindi il giro di formazione. Andiamo a dare uno sguardo per quanto riguarda le gomme che hanno deciso di montare i piloti fuori dalla top 10. Ovviamente i primi 10 tutti con la mescola soft, con la quale hanno completato il miglior giro di qualifica. Poi Robin, Aspaz, Krikkonen, Alex Pilotino con la hard, media invece per Kiko Medio e Kiko Driver, e Stefano Canino soft invece per un Daniele Play molto arrembante che vorrà. Non sarà facile sopravanzare questi sei piloti con mescola più dura, però sicuramente ci proverà in qualche modo. Dalla chat su Twitch avete i feed points, potete evidenziare il vostro messaggio per farci sapere chi sarà il vincitore di questo GP secondo voi. Io lo domando prima a Raffo. Io dico Lopeschi. Lopeschi, Ernesto? Dico Pozzo. Andre? Molto bene, io non dico nulla, dico che ci vorranno circa 20 secondi No. per effettuare. No, 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 troppe responsabilità. Ci No, vorranno. devi di long, per logica. Cioè, ma poi mi viene a prendere davvero al prossimo raduno mi mena Andre, quindi avrei un po' di paura. Come detto, quindi ci aspettiamo una strategia ad una sosta, circa 20 secondi in particolare, nonostante siamo in un cittadino, il pit limit era impostato 80 km orari, di solito si sta sui 60, non so per quale motivazione, forse perché è troppo lunga, diciamo, insomma, la pit lane si trova proprio sul rettifilo nella quale si passa oltre 300 km orari, quindi forse per non far perdere troppo tempo ai piloti in quel frangente. Che ha pure una mini chicane nell'entrata di Sì, pit. particolarmente insidioso, sì, assolutamente. 5 diversi vincitori di un GP in questa quinta stagione di Premier League, 2 successi per Stefano Canino in Bahrain e l'Olanda, Poz Luca in Vietnam ed in Spagna, un successo invece per Ferrea in Australia, F in Cina ed Emis la scorsa settimana a Monaco. Vetture che iniziano ora il T3 per ritornare sulla griglia di partenza, dare il via quindi a questo GP di Baku. Qui leggiamo dalla chat, dai, dai, riscattate i punti. Forza, giovani, dai, cosa volete davvero arrivare alla desecretazione fit? Li tenete da parte, dai, ma. È inutile, ci vogliono 5 anni, quindi. Sono stati fatti i calcoli. Esatto. Dalla chat intanto Flaminio nomina Long, quindi Ok, è un qualcuno inizio che si è qui. presa la responsabilità, allora. Perché ci voleva qualcuno, sì, assolutamente. E allora, prima fila con Ferra ed Emis per la prima volta dalla pole position, Fabio Ferracini, seconda con Lopeschi e Pozluca, terza fila per Dier, Long e Zampi, quarta fila per Chris Master ed F, quinta fila per Fabio Max e Dr. Wu. Come già detto, tutti questi primi 10 piloti con la mescola soft differenziano Robin, Aspaz, Krikkonen, Alex Pilotino con la mescola hard. Media per Kiko Medio, Kiko Driver e Stefano Canino, soft invece per Daniele Play, che sarà molto 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 arrembante quando i semafori si andranno a spegnere. La griglia di partenza si sta iniziando a formare, si sta andando a comporre soliti sorrisi, tremori, palpitazioni, piccoli rituali prima dell'inizio dell'ottavo round della stagione 2020-2021 della Prime League. Si sta posizionando Stefano Canino in fondo allo schieramento, poi via con la bandiera verde in fondo alla griglia di partenza. Assolutamente tutto pronto, inizia quindi la procedura di partenza sui giri motori, la freddezza, la reattività, il boato del pubblico
E scatta il Gran Premio d'Azerbaijan, categoria Prime League. Buono il rilascio della frizione da parte di Alex Pilotino. Mamma mia, Lopeschi. Non è Alex Pilotino, è Lopeschi con la Ferrari. La grafica ci trae discretamente in inganno. È ottimo il rilascio della frizione da parte di Lopeschi, che brucia sia Emis che Ferra, che tenta di insidiarsi all'interno di curva 2. I due procedono affiancati. Ottima la trazione di Lorenzo Tamori, che scappa via in vetta alla classifica. Bandiera gialla, sì, avevo visto una Williams procedere lentamente all'interno di curva 1. Vediamo anche F sopra avanzare Long sul dritto. Long che va a tamponare Zampi e danneggia la sua ala anteriore nella paratia di sinistra, quindi sicuramente Flaminio non ha evidenziato bene il messaggio, starà cancellando il messaggio dalla chat. Guida le operazioni quindi Lorenzo Tamorri davanti a Fabio Ferracini, poi Emanuele Nardacci, seguono Pozluca, Zampi, F, Long, Chris Masser, Fabio Max, Dr. Wu, Naspaz, Robby, Alex Pilotino, Krikkonen, Stefano Canino qui come Dio. Stefano Canino ottimo in quindicesima posizione, ha guadagnato tre posizioni al via. Scusami Raffa, danno dicchi, dicchi. Più Stefano. Attenzione, il bandiera gialla nel T1, nel T1 mi sembra, sono tutti nel T2, un po' particolare questo, forse per qualche commissario è intervenuto per rimuovere dei detriti, magari quello di Stefano Canino, quello di Long è andato senza, attenzione nel T2, picco driver al castello di nuovo, annaccia. Stefano Canino su Krikkonen in una curva molto pericolosa, bravi bravi a parzializzare. Lì l'anno scorso abbiamo visto uno schianto clamoroso tra le due Alfa Romeo, quella di Julius Reis e Alex Pilotino, una curva molto molto insidiosa, rapidissima verso sinistra. Dicci Raffo. No, volevo farti il recap dei danni. Dottor Long, sì, 31% all'ala sinistra, Fabio Max piccolo danno 6%, quindi è quasi impercettibile. È Canino che è il leader del mondiale a 51% e Daniele Play 100%. Visto un'allagata pesantissima di Amis sul rettilineo principale, era proprio spostato da sinistra verso destra. Adesso la grafica, non diamoci troppo peso perché sta riposizionando tutte le vetture, magari al termine di questo secondo giro sarà un po' più chiara la situazione. Per il momento Amis comunque è lontano rispetto a Pozluca, certamente darà un po' di fastidio a Luca Puzzi, pilota dell'Alfa Romeo. Continua ad essere spento il bandiere giallo nel T1, c'è un disastro lì dietro, sono 5 vetture. Naspaz ha ricevuto una sportellata da una Mercedes, credo quella di F, e ha continuato a volare anche qualche altro flap. Insomma, l'uscita da curva 2 c'è stato un semi disastro. Eh sì, ma anche lungo adesso qui non ha più nulla per quanto riguarda il carico aerodinamico sull'ala anteriore. Naspaz anche foratura all'anteriore destra in questo momento, davvero difficile l'avvio di questa serata per lui. Per la Renault in generale, al solito sono i flap gialli che volano via. Stefano Canino comunque ha deciso di non fermarsi, al momento è 12° dietro ad Alex Pilotino, ma accusano già 6 secondi nei confronti di Dr. Wu. Continuano ad essere esposte le bandiere gialle, sembra lì nel tratto del castello, con le vetture che in realtà transitano senza troppe difficoltà. Daniele Play si è fermato dopo i danni riportati nel primo giro ed ha montato la mescola media. Sicuramente le bandiere gialle continuano ad essere esposte per Naspaz, sta procedendo lentamente, sta cercando di riportare la sua vettura in box. Molto bravo qui a schivare il muro nel tratto del castello, la salita di curva 8, 9, 10. Lunga intanto Lopez che appena... Sì, vai, prego, sì. Prego. No, stavo dicendo Lopez che ha già dato... un secondo e mezzo a Ferra, quindi si porta Mura fuori Naspaz dal DRS. Attenzione al safety car a Mura Naspaz nella rapida curva sinistra che citavo nel giro precedente, quando Stefano Canino era andato a sopravanzare il Krikkonen. Purtroppo con l'anteriore destra forata, la vettura, la Renault di Naspaz ha completamente tirato dritto. Peccato, arrivava dalla faccia appena scaricata, pronto con anche la voglia nel pomeriggio di girare. Come detto, questa è una stagione nella quale Paolo sta impegnando, ci sta mettendo davvero tanto carisma, che già lo distingue, lo ha distinto soprattutto nei radoni. Insomma, fece un predict davvero discreto sull'Eclerc quando ancora era in Formula 3, se non vado errato. Sì, assolutamente in Formula 3 nel 2016, quando ci fu il raduno a Monza, quando era nel team. E quindi solito carisma, solita tanta voglia di correre. È un peccato che purtroppo debba ritirarsi. È tornato in box anche Roby. Sì, aveva danneggiato l'ala completamente e nel frattempo ha rotto l'ala pure Dr. Wu e Krikkonen. Continua ad allungare Lopez nei confronti di Ferra, mentre che leggo che Taltz è il capomuretto in casa Ferrari. Ragazzi, non dipende da me, il 95% lo fa lui in pista, con credo la chat che lo stia sperando a dare il meglio o a tenere il braccino stile Monaco. Vado a recuperare al volo.
credo, braccino stile Monaco. Sì, spero. Direi braccino, perché qui c'è gente che prova a chiamare le forze dell'ordine. State calmi, nel dubbio ci rispettiamo una qualsiasi scherzo telefonico alle forze dell'ordine. Non vogliamo responsabilità. Va ad iniziare quindi il quarto giro. Lorenzo Tamorri si è preso la vetta fin dalla staccata di curva 1. C'è staccata profonda di Emis in curva 1, ha recuperato parecchi metri a ferro. Sta laggando anche parecchio. Tanto continuano ad essere esposte sempre le bandiere gialle, però mi aiuto con la mappa. Non... Robby, Daniele Play si sono lontani, ma non ho nessun danno, quindi procede tutto serenamente. Testa coda questa volta non è tanto sereno. Testa coda di Alex Pilotino che finisce nella corsia in uscita dalla pitrenda e credo si sia incastrato sul cordolo. No, ok, stava facendo manovra senza impattare contro le barriere. Lo stava facendo, poi purtroppo adesso ha impattato contro le barriere. Allora arriva anche il danno all'ala per Alex Pilotino, che era appena stato sopravanzato da Stefano Canino. Canino che risale quindi in decima posizione, lui ovviamente partendo con la media sta cercando di resistere in questo danno all'ala per non bruciare completamente la sua strategia, magari in attesa di una virtual o di una safety car. Tra l'altro ci chiedono proprio il distacco dalla vetta, se è possibile Andre favorirlo. Canino che accusa un... proprio in questo momento si è aggiornato tutto con queste bandiere non aiuto. 21 secondi e 438 tra Lopez e Stefano Canino, il primo dei piloti con la gomma media. Emis, mamma quanto i... non so se più che altro se sono io, ha avuto già la comunicazione di lascia passare. Sai che magari di non attaccare, magari è un momentaneo, no, deve lascia passare pure Pozzo Luca e si mette dietro a sì, perché ha veramente dei tag pesanti, soprattutto in staccata si teletrasporta. Dai, se dietro Pozzo Luca c'è un po' più di margine fino a trovare Zampi, che viene ora sopravanzato da F. Vediamo se F ne avrà per ricucire, per magari sfruttare anche questo momento di difficoltà per quanto riguarda la connessione di Emis, che sportivamente lascia sfilare Pozzo Luca. Se non arrivino contatti non peggiori la situazione per Emis, e magari si può accodare, aspettare lì con il DRS, sperare che il tutto si sistemi in maniera per darlo più che altro almeno con movimenti più lineari. Purtroppo soprattutto in curva, ecco ad esempio quella che ho visto andare dritto contro il muro, credo non aiuta. Quasi sulla soglia dei 2 secondi intanto Ferra nei confronti di Lopeschi, quindi sta dando un bel tirone Lopeschi con un casco anche che abbiamo visto oggi nelle prove libere, quello di Leclerc, ok il bianco basilare, però anche quelle due strisce lati lo ricordano abbastanza. Sì, che poi quello di Leclerc è un... sì, ovviamente ispirato a Vettel, sì. Pozzo Luca che si rimette sotto la seconda ferra da 9 decimi, vediamo se riesce a mantenerlo fino al detection. No, è già 1.34. Anche Zampi, poiché ha perso il DRS nei confronti di F, è passato e si è allontanato, e su Zampi è arrivato Long che ha un danno all'ala del 31%. Sì, Long che ha deciso di continuare, tanto vedo bandiera gialla al castello, tutto a posto, ok? No, tutto sereno, stanno rientrando... è rientrato Daniele Play... no, pardon, Krikkonen sta rientrando nei confronti di Hick come Dio. Per la 12ª posizione, però ancora lunga la gara di Krikkonen con questa mescola hard. Ha un danno del 12%, quindi magari se non ne soffre troppo potrebbe anche impostare su noi. Ripara danno ala. Terra per la seconda posizione. Oh, si avvicina tanto a Lopeschi, era quasi un secondo e sei. Credo un lungo di Lopeschi perché ha perso veramente tanto. Sì, quasi sicuramente un errorino, ovviamente molto molto ino, perché andare già lunghi in maniera discreta, perdendo un momento il punto di corda a cui porta facilmente contro le barriere. Chi e... come dire, Krikkonen... no, Chris Master a muro alla 3 e safety car virtuale, è ripartito Fabio Max molto lentamente, non so se è avvenuto tra questi due piloti il contatto con Chris Master che è contro le barriere all'esterno di curva 3. C'è un danno sì pesante per Fabio Max. C'è, c'è. Ah, 5 100%. Secondi anche per taglio della curva, il guadagno di una posizione. Dove ha tagliato? Oh, chi come Dio.
Il Krikon ha danneggiato dell'83% la sua ala anteriore. Mamma mia, non si è fatto in tempo a dire che era una ottima strategia per Krikon, e questa è purtroppo arriva questo danno molto pesante. Virtual Safety Car, vedremo quanto durerà, quanto ci metteranno i Marshall per rimuovere l'Alfa Romeo di Chris Master, che va Addirittura deluso da questo appuntamento a zero. chi Ho commedia ha tre box anche, preso perché arrivano lì in zona. Chico Camedia ha preso 5 secondi di penalità diretti. Fabio Max si è ritirato. Fabio Max out di nuovo nella Te lo dico? 12, No. sì, della 12, sempre quella sinistra dove è andato a muro Antenato in precedenza. E vediamo lì davanti ai box, qualcuno? Con la virtual, maniere gialle ancora esposte. Lopez, che nel dubbio cerca di pescare la matta, magari una safety car, magari può smuovere qualcosa, però la safety car è lì parcheggiata. Il regime di virtual safety car è terminato. Procede Zampi, anche Long, sì, tanto traffico. Il muretto della Ferrari potrebbe essere avvantaggiato in ciò che è ripartito. Lopez con la mescola hard. Riparte anche Ferra, non credo che nessuno vada a perdere in realtà. Emis, no, ho visto Emis imboccare contro. Mamma mia, no, 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 no. Sì. Non lo guardo, che è meglio perché tanta, tanta difficoltà in questo momento per quanto riguarda la connessione. Si trova anche davanti ad F e speriamo non ci siano colpi pesanti con F che addirittura taglia sulla linea, che la direzione gara impedisce in realtà di passarci sopra. Si prende facilmente alcuna penalità. Si fa adesso vedere F nei confronti di Emis. È davvero una situazione molto difficile, con Emis che addirittura ha messo una soft, almeno a me risulta una soft usata di 5 giri. Non lo so. Questo lag tra il distacco e la gomma, non lo so. Davvero non sappiamo cosa sta succedendo dall'onboard di Emis. È un peccato perché, lo dicevo in precedenza, 70 punti dalla vetta, è iniziata dopo la vittoria di Monaco, finalmente si poteva definire iniziata la sua stagione. Adesso davvero non vorrei essere nei panni di F, da grafica addirittura Emis risulta ai box. È una situazione molto difficile che lascio nelle mani di Ernesto. Io mi sposto lì davanti con Ferra, che è in zona di RS nei confronti di Lopez, quindi potrebbe avvenire anche uno switch qui davanti. Zampi si è ripreso dopo il sorpasso subito da F e guida nei confronti di Long. Hanno 15 secondi nei confronti di Lopez, che quindi quando si fermeranno Tamorri tornerà in vetta al GP. Bisognerà vedere se riuscirà a tenerla questa vetta, perché adesso Ferra può utilizzare il DRS per la prima volta in gara, visto che nei primi due giri, quando il DRS era disabilitato, Lopez, che aveva già tirato fuori dalla zona del secondo utile a poter azionare il drag reduction system, l'ala mobile, per avere una velocità maggiore sul dritto, la attiva ora. Il pilota della Red Bull si avvicina nemmeno così tanto, proprio negli ultimi metri, quindi questo già potrebbe essere un dato indicativo sia di quanto eventualmente ha scarico Lopez che di quanto Hertz ha già dato in questo primo tentativo di attacco da parte di Ferrari nei confronti del pilota della Ferrari. Un po' lungo qui alla 2, manca completamente il punto di corda, sbanda in trazione, allora si crea una situazione un po' più interessante per Ferra, che però non sembra voler agire in questo momento. Magari aspetta anche di o un errore di Lopeschi o anche di risparmiare, perché siamo solo all'ottavo giro, ne mancano 19, risparmiare un po' di Hertz per pensare ad un eventuale attacco finale. Raffo, si è anticipata un po' la sosta di disconnessione tanto per Emis. Ah, no, gli ho detto di riavviare tutto. Ah sì, magari riesce ad almeno essere stabile e chiudere la gara con calma. E dicevo, Raffo, si è anticipato di 2-3 giri la sosta rispetto all'ideale. Ok, che l'hard scivola, ha parecchia, diciamo, resistenza, una lunga durata, però dici arriveranno con più difficoltà al posteriore, soprattutto Tamorri, che lo vediamo sempre spingere tanto sull'asse posteriore in trazione. Sì, gli ultimi giri saranno più faticosi perché comunque dalle mie prove io arrivavo più o meno a fine gara col 50-60% fermandomi al nono giro. Loro che faranno due giri in più, soprattutto Lorenzo che gli dà gas abbastanza velocemente. Scusatemi, vi interrompo. Stefano Canino si è fermato ai box, ha riparato l'ala e ha montato le gomme soft. Addirittura due soste quindi per il pilota E dell'Haas. dottor Long la media. Long la media e partiva sulla soft, e vediamo, quindi anche per lui magari si prospettano due soste o un arrivo davvero sulle tele. È davvero No, particolare come esce. credo due soste. O fa come te l'anno Antonio, scorso. no, 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 la macchina è quella. l'altro, mannaggia,
Doctor Who è arrivato sul picco medio, che ha un danno medio pesante per quanto riguarda la sua ala anteriore, ha dovuto alzare parecchio nel tratto delle S. Picco medio che decide di continuare, nonostante questo danno è abbastanza serio, pensavo decidesse di tornare ai box. Comunque Doctor Who riesce ad ottenere quindi la nona posizione, Ferra sempre negli scarichi di Lopez, che a Ferra si è accodato anche con una discreta intenzione bellicosa, credo forse Luca, perché mettersi lì davanti, inseguire Ferra e soprattutto guadagnare nei confronti di Stefano Canino al momento fuori dalla zona punti e con ancora una tosta da fare, potrebbe essere già un crocevia importante per l'eventuale proseguo della stagione di Pozzo Luca per la corsa al titolo. Proseguo ancora Zampe, non si è fermato, lui sta continuando con la sua strategia più lineare, nonostante la virtual safety car non ha deciso di cambiare, di anticipare, di aprire in anticipo, quindi la finestra per quanto riguarda il pit stop, magari già in questo o nel prossimo, diciamo l'idea principale iniziale, quella dei piloti, era di fermarsi intorno alla nona, decima tornata, vediamo il posto sulla sinistra, 10 secondi nei confronti, 10-9 nei confronti di Lopensky, e quindi attenzione, sarà da misurare, poiché dovrebbe uscire sempre intorno ai 10 secondi con una gomma più fresca di due giri, quindi non è tanto, anche perché si tratta della gomma hard, però potrebbe creare una discreta differenza se i piloti andranno ad esagerare. È tanto, poiché ha messo una media, quindi la differenza sarà discreta in questo primo giro. Safety car! Parte al castello, Alan Pista, safety car. Attenzione, poiché Zampi si era appena fermato. Oh, sì, Ferra sopravanzato Lopez, che non ho visto in quale frangente. Sto rivedendo adesso la live alla staccata di curva 1. Stavamo seguendo Zampi appena si è andato a fermare nella sua piazzola. È arrivato l'aggiornamento della grafica con Ferra che si è portato davanti a Lopez, quindi alla staccata della prima curva con Alex Pilotino, quindi a muro. Safety car in pista per rimuovere i detriti della Williams. Tre vetture ritirate fino a questo momento con Fabio, Max, Chris Masser e Nattas. Una virtual safety car ed una safety car. Alex Pilotino con molte difficoltà sta recuperando la via dei box, tutti quanti ovviamente tornano ai box, ciò sicuramente migliora la strategia di Canino, che invece decide di non fermarsi. E questa non l'ho capita come mossa di Stefano, voglio mettere un'altra media e adesso arrivarci fino in fondo, perché tre giri sotto safety car li faremo, quindi 13 giri li può tenere tranquillamente la media, considerando anche che Zampi si è fermato ed ha messo la media, quindi la strategia di Long e Zampi con questa mescola media è particolarmente interessante. Recuperiamo Emis che torna in gara, lui ha un hard da due giri, quindi speriamo sia lineare la sua connessione per aggiungere anche lui in questo pacchetto di mischia con sicuramente questi 7 piloti, i primi 7 candidati con diverse variabili, diverse possibilità a giocarsi un posto sul podio, addirittura la vittoria, poiché Lopez che nel primo stint aveva dimostrato di riuscire ad allontanarsi, poi appena Ferra alla prima virtual safety car credo abbia iniziato a ragionare troppo, ha perso quei 10.000 importanti nei confronti di Ferra che lo hanno fatto rientrare nella zona di DRS con la quale è riuscito a chiudere il sorpasso e salire al comando delle operazioni. Mi sei ripreso il controllo, ma non sembra migliorata molto. Pio Ferra che rallenta, una finta. Penalità a tutti, non si può passare sulla linea bianca. Penso se il gioco era davvero severo come cambiavo nei primi quattro... i primi tre, pardon, perché anche Pozzolo che ha fatto la finta F invece, attenzione, ah no, un drive thru per Robby per eccesso di velocità. In realtà si può, la linea terra non si può calpestare, quella in uscita, quella in ingresso sì. Ricordo una penalità clamorosa a Massa in Brasile, nonostante la pit lane sia lì, era stato imposto nel briefing del giovedì che non potevano attraversare la linea bianca. Mi permetto di dire allora cosa la fanno GP a fare? Cosa la mettono a fare? Fate la tratteggiata allora, non confondiamo i giovani, compreso me, anche se non sono più tanto giovane. Comunque Conterò stanno fioccando drive-thru, due per Alex Pilotino. Davvero un peccato che... Insomma, il danno è quello, non... ogni tanto non li capisco queste penalità, non so se magari ai piloti non arriva proprio il pop-up del Delta Time da rispettare, oppure diciamo non ci interessa, voglio ricongiungermi agli altri, però c'è tempo per ricongiungersi. Insomma, la safety car procede molto lentamente adesso nel tratto del castello, Alex è sul rettifilo principale, quindi c'è quasi un minutino che si recupera anche in meno di due giri, soprattutto pensando che una volta che la safety car spegne le luci le vetture rallentano molto,
di più rispetto a un passo normale che sta, che può tenere Alessandro Capozzo, quindi è davvero un peccato questa penalità che è arrivata sia per lui che per Robby, addirittura due drive thru per Alex, che ovviamente non può scontare sotto regime di safety car. Da quanto ne so, uno lo deve scontare obbligatoriamente subito. Sì, a tre giri per scontarlo, col fatto che sono due si complica, soprattutto con un gioco che magari può sfasare magari qualche conteggio. Sì. Attenzione, pardon, lo recupero ora con Flavio, ci è stato chiesto un bevete, quindi beviamo tutti qualcosina. Sì. C'ho l'acqua. Solito goccio d'acqua, sì. Siamo ancora all'interno delle 23. Vabbè, lo stesso. È ancora, sono le 10:25, quindi per ora ancora non possiamo andare oltre, e soprattutto vedendo l'ultimo periodo di Twitch eviterei cose troppo spinte, diciamo. Giro 12 di 26, nemmeno alla metà gara, per il momento il gruppo si è ricompattato, stiamo aspettando in realtà che si ricompatti dopo Stefano Canino, che ancora ha deciso di non fermarsi, davvero molto particolare la scelta per il pilota dell'AS, che ha avuto altre due tornate. No, F, come alla 2? Qua 2. Sì, adesso si rotto il filo. Vediamo il 44%. Come detto, era una situazione nella quale in 7 potevano giocarsi adesso. Non dico che lo taglio fuori, però si complica di parecchio, perché può anche effettuare una sosta, magari montare una media. Sì, ma guarda tu che adesso però riparte i 20 secondi. Sì, in effetti siamo già alla terza tornata, se non vado errato, sotto safety car. Tanto Alex Pilotino è andato ai box, però credo gli stia facendo la sosta. Sono curioso di vedere se gli fa la sosta o a caso il gioco si bugga e gli sconta il drive-thru. Sarebbe bellissimo. Ma no, di meccanici. Esatto. Gli fa via via con la manina, tira dritto. Tira dritto? Non tira dritto. Quindi perde ulteriore tempo. Anche perché anche il Gomma aveva prima di questa sosta, se non vado errato, l'Art. L'Art? Sì, l'Art, sì. È davvero un peccato. Finora ha montato hard, media, hard, media. Quindi particolare. Hanno tutti quanti smarcato la mescola? Sì. Probabilmente, allora, dato che aveva una sola hard, probabilmente ha messo la hard usata di prima, e quindi adesso è andata a toglierla di nuovo. Quindi questa è una media, no, non mi pare che nessuno abbia utilizzato la media nel corso della qualifica. Comunque vedremo magari cosa riuscirà a tirare fuori Alex. Adesso si arriva alla fotocellula che sancisce la fine dell'F2. Per ora i brandeggianti, le luci sono ancora accese sopra la safety car, continuano a lampeggiare, quindi credo che si proseguirà un'ultima tornata, a meno che non decida di tornare adesso ai box e crea un disastro. Perché deve aspettare Alex Pilotino. Alex sì, che farà in tempo a riaccodarsi per poi andare a scontare quei due drive thru. Adesso scherzone di Mylander che fa la finta a lui, afferra di tornare in box. E i box Guardi. F? Sì, deve andare. Sì, ottimo. Almeno questo, diciamo, si mette con una media, si riaccoda il gruppo e può essere interessante. Ovviamente ultimo. Sì. Ultimo no, perché Robby e Alex Pilotino poi dovranno fare la sosta. Sono curioso di vedere un attimo Robby. No, non ha rallentato. Credo sarebbe stato comodo, diciamo, per Robby rallentare, far stare F davanti, visto che Robby dovrà scontare questo drive-thru. Anche se credo sarebbe arrivato il troppo indietro, insomma, bravi nel dubbio a non farlo. Sarebbe stata una mossa magari per magari riportare subito F negli scarichi come Dio, cercare di salire e perdere il minor tempo possibile. Ma comunque, come detto, Robby e Alex Pilotino si... Robby ne ha solo uno di drive-thru, quindi può, diciamo, proseguire. Non capisco la strategia dell'AS. Di Canino proprio no. No, entrambi, che entrambi hanno la soft, esatto. Poi me la farò spiegare nel post-car. Aveva la media, si era già fermato, si è rifermato Kiko Driver, aveva la media, si è fermato per mettere la soft. Ne ha già fatti due, deve fare altri 13, sono parecchi. Salute. Particolare, non l'ho capita. O magari arriva la pioggia all'ultimo, magari giustificherebbe il fermarsi in anticipo, sfruttare quella virtual safety car all'ottavo giro di Lopez, Schiferra e Pozzruca.
l'allungare di zampe nel primo stint per poi montare la media. Non, potrebbe essere una variante. Pals, non dircelo dalla chat, lasciaci così nel dubbio. Ma a maggior ragione, se arrivava la pioggia nel finale, non avrei allungato con la soft. Diciamo che neanche, la pioggia è sicura. Kiko avrebbe messo un'altra media se la pioggia era sicura ed attesa nel finale. Comunque, safety car che quindi spegne le luci. Ci stiamo preparando per riniziare le danze qui a Baku, Gran Premio d'Azerbaijan, ottava tappa della stagione 2020-2021 con la Prime League. Guida il gruppo Ferra 87. Dopo essersi preso la posizione prima dell'inizio del regime di safety car per l'incidente di Alex Pilotino, che aveva lasciato dei detriti nel tratto di curva 8, 9, 10, 3 ritirati, Fabio, Max, Chris Masser e Naspaz Lopez, che sicuramente vorrà riprendersi la vetta del GP che aveva guadagnato proprio nel momento di rilascio della frizione, quando era riuscito a bruciare Emis che scattava dalla punta. Procede, ondeggia Ferra 87, poi scatta, rimane un po' piantato Lopez, che magari proprio nel momento nella quale non si aspettava che Ferra decidesse di ripartire. Diversi sorpassi, ragazzi, bisogna sorpassarsi dopo la linea costata a terra ed F perde tantissimo tempo. E Alex Pilotino se n'è completamente fregato, ha tirato dritto ed è quasi andato ad attaccare Daniele Plei. Credo che Alex purtroppo arriverà la squalifica da parte del gioco per i drive thru e forse anche per questa maniera. Gianni, che staccatona di Alex Pilotino, che è la gomma più morbida, si è completamente tuffato, risale, rientra in zona punti, però con due drive thru da dover scontare. Andiamo lì davanti con ovviamente DRS in queste due tornate disabilitato, visto che la gara è stata neutralizzata. Long ha passato Zampi anche. Non ho fatto caso se Long era già davanti a Zampi. No, era già davanti, era già davanti, okay. È Stefano che ha passato tutto lui. Ok, quindi Stefano Canino in settima posizione, mette subito nel mirino Emis che si rifà all'esterno. Attenzione qui alla curva, all'esterno, alla 7. Appena davanti al municipio, il palazzo lì sulla sinistra, hanno rischiato di finire nell'aula magna. Però bravo Canino a non esagerare, soprattutto poi se arrivava appagliati alla 8, non so chi dice, ma io all'interno ho il diritto di traiettoria, non so quanta responsabilità ci si può prendere. Rapidissimi, di nuovo verso sinistra, poi Canino nel 2017, sotto di lui si inventò una serpentina clamorosa nei confronti di Senna Moderato, sicuro di Gil, che poi andò anche dritto alla 15, Alex Pilotino, sono andati dritti proprio alla 15, ma ragazzi, con Alex Pilotino a muro. Proprio alla 15 anche Kicco Driver ha riportato dei danni, è stato incredibile, io non posso citare nulla Alex, però. Alex Pilotino ha tamponato Kicco. Andando al muro con... Infatti Kicco 100% di danno sull'ala destra. Forse un avvio troppo di cuore, una ripartenza troppo di cuore questa di Alex Pilotino. Come detto, tante le posizioni guadagnate, discretamente ottimista, mamma mia, in alcune staccate. Forse adesso un po', magari anche perso il punto di staccata nei confronti di Kicco Driver, che aveva questa soft. Zampi di sopravanza Long appena termina il regime di Virtual Safety Car. Long che attenzione, più volte Canino. Si è lamentato di questa Virtual Safety Car, Canino. Sì, nei confronti di Emis, questa volta aperto l'attaccata della 3 all'interno, profondissimo Emis, vediamo se la gira, bloccando l'interno sinistra. In realtà allora ha staccato troppo in anticipo Stefano Canino, lì si è intorno ai 100 metri, sembrava stare andando lunghissimo Emis, tampona Stefano Emis Canino, posteriore della McLaren. È completamente due circuiti cittadini che per i paddisti già sono difficili, attenzione perché Canino qui si è giocato un grande jolly nel riuscire a frenare la corsa della sua asse, stava puntando le barriere di curva 4. Due circuiti cittadini molto, notoriamente molto difficili per i paddisti, ma così tanto per Canino non me l'aspettavo, soprattutto per quello che è riuscito a dimostrare nei primi GP di questa stagione, che l'hanno portato in vetta alla classifica. Adesso procede molto lentamente, è un GP anche importante da chiudere, perché anche un solo punticino in una Prime con così tanti interpreti può cambiare le sorti della stagione. Riesce ad allungare? Invece no, spera nei confronti di Lopez sopra il secondo, ma Lopez in uscita dalla 15 si è preso qualche rischio in più consuetamente di traverso ed ha guadagnato la posizione. Canino ha lasciato sfilare tutto il gruppo molto sportivamente alla staccata della 15, si è tenuto sulla sinistra, passano Doctor Who, Daniele Play ed F. Daniele Play, bello ritrovarlo di nuovo lì in zona punti. Adesso l'ho detto e succederà qualcosa, un saluto a Flaminio, ingegnere,
Buone torre F, tanto F è attaccatissima a Daniele Play, anche già qua la DS. Sfiora il muretto lì sulla sinistra, molto molto pericoloso quel tratto. Secondo me addirittura in tre, si apre un avventaglio velocissimo. F svernicia la Racing Point, punta anche la Red Bull, strappa via le ali, staccata della 1, cattivissimo F, che anche in Brasile se uscì con un sorpasso del genere. Dovresti darti pancara, sarivo lanciatissimo. Daniele ci prova? No, si fa vedere. Un inbox comunque carino. Che manovra, due doppio sorpasso. Particolarmente, soprattutto di coraggio, perché mi sono messo on board con lui a farla in pieno la S con la doppia scia. Ti viene un po' da parzializzare, dici no, ma magari il sottosterzo, dai, è lungo, il rettifilo, ancora l'occasione. Lui invece pieno, cattivissimo. Nel sopravanzare Daniele Play sembrava quasi fermo Daniele. Con Dr. Wu invece se l'ha dovuta giocare con più vivacità, l'ha dovuta tirare la staccata della 1. Dopo il ritiro di Alex Pilotino si resta in 14, Emis dovrebbe stare andando lineare, almeno è da solo in questo momento, dopo la tamponata da parte di Camino. Adesso va bene, ma ha un danno all'ala. Mannaggia, non ne tira una. Mannaggia, al momento sesto posto, comunque si accorcerebbe, visto che Canino non prende punti nei confronti della classifica, prende però sicuramente punti Poz Luca, e come detto usa attenzione davanti, Lopez che è attaccatissimo, particolarmente vicino, sì, tre decimi, adesso ha pure il DRS perché è stato attivato il giro precedente, sì, si è allontanato un po' il suo, quindi credo sia un buon momento per tentare uno switch, magari anche trainarsi tra di loro per poi giocarsela in una volata finale. Volata che proprio l'anno scorso permise all'Ovest, no, pardon, nel 2018 permise all'Ovest di bruciare Robby negli ultimissimi metri, perché lì conquistare, come già detto più volte, in una stagione così equilibrata, punti importanti anche nel 2018 quando si è giocato il logo. Zampi, passato Pozzo. Anche Daniele Play su Doctor Who, anche loro nel rettifilo principale, recupera la traiettoria ideale Daniele Play. Bella precisa la staccata, bravo, leggero bloccaggio nell'interno sinistra, si arriva con tanta velocità quando si compie un sorpasso, bravo Daniele. Nell'ottenere l'ottava posizione, Krikkonen al momento decimo, se leggo la classifica sono felice ma non lo dico. Flavin Flick dalla chat pieni di caldi, è lungo, mancano 8 giri, dai. 9, pardon. Zampi va al doppio rispetto a Chiara Larda. Zampi al sesto giro su questa media, però tre li abbiamo fatti sotto safety car. È particolare, infatti, Master Plan della Williams. Master Plan della Williams, non ci sono state spinnate da parte della Williams di fermarsi in box con Zampi. E proprio in quel momento Alex Pilotino è andato a muro e ha fatto uscire la safety car. Ovviamente si scherza, però è stato davvero un ottimo colpo. Soprattutto già detto Zampi, prima che Alex andasse a muro, del fatto che si stava fermando e ha deciso di continuare con la sua strategia lineare senza farsi distrarre dalla prima virtual safety car che è uscita. E quindi si fa molto interessante il discorso di storia per lui, soprattutto con il fatto che Lopez sia ad 8 decimi, anche se visivamente, personalmente mi sembrano molto di più che 8 decimi. Ah no, giustamente ho il distacco dalla vetta. E Zampi invece si trovava ad 1-1 dalla vetta, Lopez invece era lì ad 8 decimi, visivamente sembrava molto di più. Long, anche lui nei confronti di Pozzuga, con quest'art sembra un po' spompato, oppure con molta saggezza, più volte si è contraddistinto per la strategia. Long ha spostato praticamente il muro all'esterno di curva 1, è andato oltre il corto, no? Lì è facile anche che scatti un avviso, quindi attenzione alle eventuali penalità da parte del gioco. Non è arrivato l'avviso, la direzione di gara permette di andare lì, comunque ha perso sicuramente del tempo e si è preso un bello spavento arrivando così lungo, e si ricongiunge, l'ho visto con la X, vediamo, speriamo rientri il prima possibile. Lost FR, quindi non dovrebbero cambiare gli inviti, speriamo rientri il prima possibile, adesso dà molto molto fastidio, partiamo un altro protagonista per la vittoria dopo F comunque è settimo ad 1.7 da Emis, però poi ci sono 8 secondi tra Emis e Pozzuga, quindi sì, perdiamo un altro protagonista per la lotta sul podio. E adesso Ferra deve stare attento perché dietro ha Zampi e Long che sono entrambi con gomma media. Zampi sembra quello che abbia più passo. Insomma, alzo dalla chat, Lope va a fondo, ci suggeriva Wacca Gialla, perdonami, non ho la minima. WJ89, questo aiuta molto di più, non ho la minima idea per la pronuncia.
di questo nickname. Stavo per tifarlo, ma la sfiga mi ha preceduto. È davvero notevole. Nel dubbio, Zampi mette nel mirino Ferra, poi Luca sopravanza il botta di Lopez, che vediamo se riuscirà a rientrare. Tratto dello Snake, della serpentina rapidissima sinistra-destra, poi viene piega di quella che viene considerata contata come curva 20, va ad azionare nel DRS, si fa fuori dalla scia da Williams di Zampi, rientra ancora un po' nella scia della Red Bull di Ferra, e allora switch ancora una volta nella vetta del Gran Premio d'Azerbaijan. Lopeschi, Ellis nel rilascio della frizione, Lopeschi, Ferra e poi Zampi, quattro piloti diciamo a condurre questo GP, anche se Emis davvero per pochissimi metri. Va subito anche Long nei confronti di Ferra, con forse lo stesso Ferra che saggiamente qui mi permetto di dire che è un'incomprensione che costa ad entrambi la vittoria questa, poiché nel dubbio Long alla fine riesce a chiudere la manovra all'interno della 2, Ferra parzializza in staccata alla 3, però tanto il tempo perso, non fossi stato in Ferra avrei detto vai, vai, andate voi con la media, vediamo se arrivate e come arrivate. Quindi è peccato questo tempo perso tra di loro. Intanto gli stacchi si sono resettati per il rientro in stanza di Lorenzo Tamorri, che decisamente sembra lì sul secondo nei confronti di Porto Luca, forse appena fuori. Scusami Raffaele, mi ero distratto un attimo, non so se avete detto che Long ha passato a Ferra. Sì sì, l'abbiamo detto, e okay. Ho anche un po' tirato le orecchie sia a Long che a Ferra, perché l'attaccata della 2 è stata tanto tempo perso lì. Stavo controllando l'app e quindi mi sono distratto. I bot a che livello sono? Se non vado errato 90, ci domanda WJ89. 85. L'onore non mi inganna, 75 per Flaminio. No, in tutti i campionati no. 90, tranne che in Premio, quindi 85. Abbiamo 70 in sport. Attenzione, Robby e Muro al castello. No, completamente in testa coda. Come ha fatto a finire così? No, che brutta situazione. Lo concediamo dai, questa volta. Sì, questa pista. Sì. Non c'era spazio. Doveva arrivare fino a qui, probabilmente in retromarcia. E poi ripartire. Non lo so cosa succede se vai nella direzione giusta, ma in retromarcia. Non voglio provarlo. Comunque, Robby, adesso speriamo di riuscire a recuperare almeno la corsia dei box per chiudere con calma questa gara. Anche se una safety car, in effetti, adesso rimetterebbe in gioco Lopez, Emis, guarda che la linea è stabile, mannaggia. Oh, un grande sovrasterzo di Zampi, un'uscita dalla 4, stava appuntando le barriere, ha scivolato molto il posto della sua Williams. Attenzione a chi sta chiedendo di più a questa gomma media, poiché Zampi ha due giri di vita in più. Sono in più quelli di Long, che è l'11esima tornata, mentre Zampi è alla 9. Come detto in precedenza, all'inizio gara una 20. Me ne aspetto, però, Raffo, siamo sicuri che li fanno questi 20? Intanto Long ha una McLaren? È Cricolan lungo. Mannaggia. Però ancora decimo. Con dietro chi chiude Dio calare. Bisogna vedere se non ho un calo la media negli ultimi giri. Ferra sta a 3 secondi. La vedo dura. Pronti a chiudere allora la 20esima tornata con Long che mette nel mirino Zampi, sarebbe il quinto diverso nome a guidare questo GP d'Azerbaijan. Sorpasso di Canino dentro alla 7, su chi come Dio, cattivo con questa gomma sotto, si è preso la posizione nei confronti di chi come Dio, mette nel mirino Crico, attenzione perché c'era anche un'eventuale idea di un tuffo alla 11, dentro Long allora sul rettifilo, come detto quinto nome quindi a guidare questo Gran Premio di Baku. Per il momento si mette Andrea Longagnani lì davanti, ha guidato lui proprio il round inaugurale in Australia di questa stagione di Premier League, dimostrando anche un passo molto molto interessante, delle buone prospettive per la stagione. Poi dal Bahrain ha iniziato a girare tutto storto, tra l'altro quel GP lo vinse lui in pista, in Australia ovviamente, ma per le penalità, per i limiti della pista, del gioco, finì secondo dietro a Ferra, risultati confermati anche nel post gara. E vedremo quindi quello che sarà. Per il momento comunque qui a Baku si prendono pochi avvisi per i limiti della pista, di solito è la 15 quella che permette un po' di più un eventuale guadagno, ma lì c'è appollaiato Ernesto, la quale domando se si stanno comportando bene i piloti, cioè, speriamo che non cambino troppo i risultati nel post gara. No, abbastanza bene, perfetto, grazie. Stasera non mi posso lamentare. Ma anche perché ci hanno messo un cordolo che si decolla, quindi ci vuole un setup apposta per tagliarla in maniera birichina. È arrivato Canino, è la 7 che preoccupa di più.
Sì, quindi è lì non c'è praticamente, sì. Cioè, è basso il cotone, è molto piatto. Lotta molto insidiosa tra Kreikkonen e Stefano Canino, due piloti sempre molto corretti, però spesso anche tra piloti corretti, quando si è troppo corretti l'incertezza la fa da padrone, arrivano dei contatti molto molto strutturosi. Stefano Canino ruba questo punticino che è importante per il suo campionato, è un dramma per il campionato di Kreikkonen che purtroppo è ancora a quota zero, già due volte è arrivato undicesimo, purtroppo la caccia a questo primo punto della stagione continua, vediamo, ancora sei giri, 21esimo da completare. Stefano dovrebbe avere anche il giro veloce. Sì. Zampi rimane in zona DRS, occhio perché non è finita, non è detto tutto nemmeno per la volata finale. La trazione in uscita da curva 16 sarà fondamentale e sarà un momento cruciale per Long, che anche lui più volte in trazione ci ha regalato delle virgole. Io mi riscatto da solo il bevete, mi devo aiutare da solo in qualche modo, ragazzi, dalla chat, questa volta mi deludete perché sto morendo, grazie alla vostra. Canino è sì, al giro veloce, 1.42.685, è l'unico a essere sceso sotto il 43 in gara. Questa soft ha già 5 giri, sì dai, altri 4 giri arriva serenamente. Potrebbe, no, 12 secondi da Dr. Wu mi sembrano troppi da dover recuperare, anche se Dr. Wu ha quest'art da 14 giri, quindi dovrebbero arrivare tutti, almeno in queste posizioni, fuori dalla top 5. All'interno della top 5 c'è davvero tanta lotta, perché Ferra si deve guardare le spalle da Pozzoluca e Lopez, è tornato molto garibaldino dopo la disconnessione, e lì davanti soprattutto la vittoria tra Andrea Logagnani e Alessandro Zampieri. Con questi due che soprattutto credo aspetteranno davvero le ultime tornate per darsi battaglia, guadagnare quanto più tempo possibile, sfruttare questa gomma maglia, non stressarla troppo, per mettersi al sicuro anche di un eventuale contatto un po' sfortunoso nei confronti di Ferra. Per il momento 4 secondi e 3, che è già un buon margine per stare abbastanza bottonati, diciamo, giocarsela, no, ma senza rischiarsela troppo. Diciamo che Lopez invece mette tutto sul tavolo, dice no, io vado. Hanno perso tanto nei confronti di Ferra, che era sotto il secondo Pozzoluca, quindi forse una piccola incertezza in trazione. E tra l'altro il distacco di Lopez che viene segnalato 1-1, ma Ferra non so, attenzione F di nuovo ai box, forse per il giro veloce, ha anche cambio d'ala. Zampi ha tamponato Long, no, attenzione ai danni, vediamo, vediamo, non ha più la bandella di destra. F è un danno al 57% e 44%, quindi probabilmente ha tamponato anche lui, oppure era da solo. 44, mannaggia, per Zampi. Pesantino. Ma F era da solo, ha sbattuto. È tutto. Come ha già messo tutto sul piatto Lopez, che credo che farà lo stesso Zampi, perché insomma è comunque un piazzamento sul podio, magari con il DRS. Attenzione, anche qui Long. Adesso si fa ancora più difficile quando sai che il tuo rivale è in difficoltà, lì il tratto del castello non so quanto ti viene da spingere, qui in trazione ha spinto davvero tanto, quindi sarebbe importante per Andrea tirare fuori dalla zona DRS la Williams in questo momento, e credo a questo punto sia un po' da remi in barca per Zampi. Purtroppo la tamponata me la sono persa, ero ai box con F, non so se è andato lungo o ha tentato di attaccare. No, è andato lungo. Era in scia, ha parlato sì. Un metro dopo e l'ha l'eccesso di velocità allora gli ha portato a perdere il punto di staccata. Sta rientrando nei confronti di Ferra per la zona podio Lopez, che stavo riflettendo prima sul distacco nei confronti di Ferra, probabilmente con il rientro in stanza ci sarà un piccolo desync, quindi non sapremo bene quali saranno i distacchi, non so se lo vedremo sul podio, non so quel che sarà, credo ci sarà da rifare qualche conteggio, perché di solito quando ci si disconnette e si rientra in stanza una media di 6 tra i un delta tra i 4 e 6 secondi il gioco se li perde, e quindi vedremo quel che sarà. Nel dubbio loro in questo momento lottano in pista per il terzo gradino del podio. Pozzoluca che si è allontanato tanto, Pozzoluca non ha danni, no, Pozzoluca non ha danni e non ha passi. Però con la media era lì, subito dietro a Lopez che Ferra, con quest'arte invece è sembrato, attenzione, anche bloccaggio discreto qui dell'anteriore destra alla 3, è sembrato più in difficoltà, con meno smalto che in realtà lo ha caratterizzato, l'ha contraddistinto.
dal Vietnam in poi, in Australia è stato discretamente sfortunato, in Bahrain idem, dal Vietnam di Paul sotto il diluvio e poi la vittoria. E come Dio per la 12ª posizione. Di davanti c'è anche Krikkonen con il doppio di tiri percorsi nella gomma media rispetto a Kiko Driver, quindi non valgono i punti, però vale un po' l'orgoglio di esserci arrivati davvero vicini, e soprattutto bello per chi, come Dio, come detto in apertura, era ad un secondo in Spagna dal gruppo per la zona punti, quelle 8 vetture, quella gara tanto tanto divertente che però lui non l'aveva visto nella mischia. Adesso almeno si trova lì con Kiko Driver, lungo Dottor U, e Krikkonen poco lo tamponava. Alla 7, adesso tratto sì, in salita 8, 9, 10, sì. Ma proprio nella via di fuga oppure non ha aperto il punto, no, di stava corda? Stava a prendere le barriere esterne. Una Mercedes va lunga curva 1, è quella di Robby che riparte e sta anche per essere doppiata quando è iniziato il penultimo giro, con Dierlong a 2 secondi e 0,69 nei confronti di Zampi. Preparate le banane, però lo champagne alle banane non lo so se esiste in casa Renault, ma so, preparate qualcosa per festeggiarla almeno in pista, perché Zampi, come detto, sembra aver tirato i remi in barca dopo questo danno all'ala. È comunque molto molto difficile anche, no, il tratto dello Snake. Dr. Fu ha distrutto tutto alla S veloce contro il muro. Vado a vedere live. No. Oh, i boxer si è ritirato. Ma contro le barriere? Ah, ma F dello Snake. Io ho visto dalla live dello Snake all'interno nella S. F è andato a muro all'interno della S all'ingresso della pit lane, ha saltato alla posteriore sinistra. Eh sì, ci sono i segni lì con chi come Dio che ci ha transitato in questo momento. E chi? Krikkonen è stato sopravvissuto. Krikkonen, però Krikkonen in zona punti con Dr. Rughe ha montato la media. Penultimo tiro in corso. Attenzione che Daniele Play ha ripreso Ennis. E allora c'è stato un contatto dello Snake con Dr. Rughe, che a questo punto credo abbia tamponato F, e lì sono volati dei flap. E poi anche un successivo incidente. Ah, F era lì. E allora credo che Dr. Wu abbia impattato contro le barriere e poi F su di lui. Insomma, lo vedremo nel post-gara, mentre è davvero sfortunato questo contatto. Rimette in ottava posizione Stefano Canino, che ne approfitta assolutamente, come detto, Krikkonen per entrare in zona punti. Dunque è stato sopravanzato da Kiko Driver, che procede molto lentamente qui verso la 8. Non so se Kiko ha riportato dei danni nella manovra di sorpasso. No, nessun danno. I danni sono per Zampi in seconda posizione, 44%, e Portluca al 25%, quindi forse questo... Ah, Emis, perdono, non Pozzuca. È iniziato intanto l'ultimo giro, staccata della 4 in questo momento per Dierlong. C'è Daniele Play, che anche lui è rientrato nei confronti di Emis, e qui c'è una zona di RS, ma è lontano, quindi credo che possiamo restare ancora con Long. Ci sarà l'arrivo in volata per le due racing point, sia Daniele Play nei confronti di Emis che Kiko Driver nei confronti di Krikkonen, ma sta maturando non la prima, poiché l'anno scorso vinse con i pianti ad Abu Dhabi un... tra virgolette regalo da parte di River Tsunami e Tia Prince, che si presero a schiaffoni anche sotto l'hotel nel round conclusivo della passata stagione di Prime League. Come detto, primo sotto la bandiera a scacchi quest'anno in Australia, ma per le penalità fu subito retrocesso in seconda posizione e poi confermata anche nel post gara. Le bandiere gialle sono per Robby, che si sta lasciando doppiare dentro in discesa alla 15, si torna sotto il livello del mare per Dierlong. La sua 30ª gara su Formula Italian Team. Razione era importante questa curva, per dire, in una rivolata sarebbe stata cruciale. Dr. Who con Krikkonen per giocarsi con la zona punti. Ancora nulla da fare, entrano nel misto, quindi no, possiamo restare arriva. Per ora con Long. Spalancata la farfalla sulla Renault, la farfalla è l'acceleratore ovviamente, sulla Renault di Andrea Longagnani, che zigzaga, festeggia, va a vincere la sua seconda gara su Formula Italian Team. Vince il Gran Premio d'Azerbaijan, schianto dell'eroe da bot. Però festeggia così il pilota della Renault, il primo successo stagionale. Arriva in volata anche tra Lopez e Ferro. Ho visto un incidente bruttissimo tra Lopez, che infatti viene posizionato dietro. Credo sia arrivato in volata, sì. Ma non so se era già davanti Ferro e Lopez, che poi, come detto, c'era quel De Sink. Arriva in volata con Daniele Play davanti ad Emis, ma credo anche qui De Sink, poiché Emis era crashato. Attenzione tra Stefano Canino, Kiko Driver, Krikkonen e Dr. Wu. Anche qui impapabile. Arriva in volata 3.
per la caccia al primo punticino stagionale per Krikunen, per rientrare in zona punti dopo l'incidente di due tornate fa per Doctor Who, per continuare la striscia positiva di Kiko Driver, che proprio la scorsa settimana a Monte Carlo è riuscito ad ottenere un punticino. Franzi, da adesso l'ex, mi sentire di dire, del mondiale, leader del mondiale, Stefano Kiko Driver è uscito malissimo. Il piazzamento Canino ottavo, Kiko Driver nono, in scia con Krikunen, si avvicina molto Doctor Who, che sembra avere più slancio nei confronti di Krikunen, che continua a rimanere in scia. Kiko Driver si riesce a difendere in questo modo, finalmente il primo punticino stagionale per Christian Redaelli, il giovanissimo pilota della Racing Point. Sono particolarmente felice per lui. Davanti ha chiuso Kiko Driver in nona posizione, undicesimo Doctor Who. Come detto, comunque risultati ufficiosi, aspetteremo lo scrutinio dei giri, soprattutto quelli di qualifica, le eventuali dispute, anche se a livello di contatti mi è sembrato sia stato tutto abbastanza lineare. Arriva adesso chi come Dio dodicesimo, e questo mi è sembrato tutto abbastanza lineare. Ci sarà da riconteggiare parecchio per quanto riguarda i distacchi, poiché è andato a muro Long, il bot di Long, poi sono arrivati in volata Ferro e Lopez, che erano particolarmente affiancati. Io, il bambino dentro di me è morto dalle risate, poiché Lopez si è infranto contro muro, e quindi è stata bellissima la scena, molto da cartone animato, la scena con la vettura di Lopez che si è fermata di colpo e Ferro ha capitato dritto senza troppe difficoltà. Avevano già comunque erano già comunque transitati sotto la bandiera a scacchi, quindi le posizioni tra i due erano già assegnati senza troppe difficoltà. Non credo che il bot di Long abbia cambiato le situazioni. Come detto, ci sarà da riconteggiare un po' il delta per le disconnessioni sia di Lopez che di Eflis. Dimmi il resto. No, dicevo, già avevano passato il traguardo sia F che sia Ferra che la pesca. Molto, noi però per le interviste Polchiara ci affidiamo alla grafica del gioco e ai risultati che ci dà la Codemaster, anche perché risulta che ci siano 3 secondi e mezzo tra Ferra e Lopez, che non mi sembrava. No, ma Lopez che è arrivato dietro nella volata, quindi... Ok, allora attenderemo anche qui, come detto, il postgara. Aspettiamo che quindi si uniscano a noi per le interviste postgara Long, Zampi e Ferra 87 dalla chat, come detto, come sempre, libertà per farci pervenire le vostre domande per i primi 3 classificati. Raffo, qualche parola conclusiva su questa sia volata che ottimo comunque colpo, si rialza un po' la stagione di Long. Si rialza la stagione di Long, si rialza forse leggermente purtroppo per l'Openski dopo la disconnessione di Pazluca. E anche Ferra, che comunque ritrova un buon terzo posto dopo un paio di gare non andate proprio bene, peccato negli ultimi giri che ha perso la prima posizione, e ottima chiamata di Long con la media anche di Zampi. Molto bene, sto leggendo dalla chat se arrivano i ragazzi. Andrea mi suggerisce giustamente dal coordinamento il discorso Rocket League. Credo stia già andando. Sto qui. Okay. Prego, a lei. Allora, vogliamo ricordare che dopo 5 anni ritorna il torneo di Rocket su Formula Italian Team. Tutti i dettagli per le iscrizioni, per il regolamento, trovate sul nostro forum www.formulaitalianteam.com. I giorni, come state vedendo in sovraimpressione, saranno 28, 29 e 30. Ci divertiremo, soprattutto per divertirsi, per scambiarsi gli auguri e ovviamente per far esplodere Paolo, mi sa. A ciò comunque si uniranno altri eventi di contorno, la Pandoro Race, leggevo di Rexibyte, appena arrivato in chat, come già suggerito da Luca, c'è già attraverso il comando iscrizione c'è l'apposito form sulla quale ci si può presentare. Il 21 tornerà la Formula Open, proprio categoria aperta a tutti quanti i piloti non militanti nei campionati ufficiali. La Pandoro Race, come ci suggerisce il buon WJ89, suggerisce e ricorda, fa davvero piacere vedere quanto lo stesso pubblico, adesso non so se WJ89 sia un pilota, magari è proprio lo stesso Paolo, è un altro profilo di Paolo, però fa davvero piacere vedere
quanto ne sapete, quanto siete attenti, e sono felice che anche voi mi riprendiate ogni tanto, non solo Andrea mi tira le orecchie, ricordandomi che è aperto il sondaggio sul nostro canale Telegram per il Driver of the Day. Ovviamente, come sempre, Formula Alternative Official Channel. Ci hanno raggiunto i primi tre classificati e quindi iniziamo da Andrea Longagnani. Andrea, questa volta non ci sono state le penalità a togliertela. Non è gioiosa quanto la prima, poiché a Abu Dhabi non si tocca, Abu Dhabi dell'anno scorso. Però dal fiato lo sento che il castello era lì ad aspettarti, ti guardava ad ogni passaggio. Grazie a tutti, innanzitutto è stato bellissimo. Andrea, cosa ridi? No, perché no, la prima non si tocca, è vero, però questa è stata la prima sotto il traguardo. Da primo sotto al traguardo e ce l'abbiamo fatta. E pensavo fosse una serata nelle mie, come al solito, perché non sono riuscito a fare l'ultimo tentativo in qualifica. Il 39,8 che avevo fatto l'avevo sbinnata dopo al castello, facendo perdere 6 decimi. E poi avevo rotto l'ala nei primi giri. Però ho detto no, non voglio concluderla così. E sono rimasto fuori, ho visto che rimanevo agganciato. E poi il colpo di scena. Sono partito che volevo fare soft hard. E quando vado a fare il pit stop mi montano le gialle. E lì ho detto, beh, bello, bellissimo. Poi fortunatamente c'è stata una safety car, quindi ha allungato la vita delle gomme. E poi quando ero lì da solo con Zampi, che gli faccio i complimenti, è stato bello, è stato bello. È stato veramente tanto bello. Molto bene, grazie mille. Allora veniamo proprio al secondo posto di Zampi. Com'è andata questa serata? Anche per te l'hai accarezzata il discorso vittoria, prima vittoria della stagione. Purtroppo si è infranto alla staccata di curva 2 con il tamponamento. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Sì, diciamo che non avevo aspettative, perché insomma questa gara qua è proprio zero. Mi sarei aspettato anche, sarei quasi stato contento anche di un quinto o sesto posto. Poi ho visto come si metteva la gara, i primi giri eravamo lì comunque a 3-4 secondi dal primo, e ho detto nel momento in cui si sono fermati gli altri. Ho guardato le gomme, avevo ancora il 50-51%, ho detto ci provo, vediamo come va alla fine, giusto per fare qualcosa di diverso, perché se mettevo le hard e non succedeva niente, rimanevo là dietro e ciao. Fortunatamente, sfortunatamente, perché la safety car è entrata nel momento in cui sono uscito dalla pit. E mi ha fatto allungare la vita della gomma e non pensavo di arrivare di staccare comunque quelli con la bianca. Siamo arrivati anche intorno ai 4 secondi. E poi avevo deciso di, dato che non riuscivo ad andare via, di insomma accodarmi, caricare un po' l'ERS e poi gli ultimi due giri provarci. Ho fatto un errore, adesso non so se ho frenato troppo, mi si è bloccata, ho frenato tardi, non lo so. E fortunatamente il danno non si è fatto sentire così tanto, insomma, pativo nella penultima curva, nelle S finali, in curva 1 e 2, e per il resto, insomma, bene o male, riuscivo a star lì. Ho rischiato un bel po', sempre con la lotta al castello, non so, per centimetri veramente. E boh, dai, tenuto la seconda posizione, va bene così, sono contento, non so. Cioè, dopo tutto l'aspettativa era bassissima questa gara, quindi va benissimo così. Complimenti al vincitore. Grazie Molto. Zambi. Molto bene, grazie mille. Veniamo al terzo posto di Ferra, che invece credo sia quello più con l'amaro in bocca, visto per come si era messa, eri lì a giocartela. Invece, purtroppo si sono smosse le carte in maniera inaspettata. Eh sì, ciao Raffaele, buonasera a tutti. E niente, al contrario di Andrea e Ale, niente, la safety mi ha fregato. Safety mi ha fregato perché proprio appena sono uscito, con le bianche è uscita e la safety. E non potevo più rientrare, avrei perso troppo. Per
Peccato perché ho fatto la mia prima pole, credo, sul fit, sì, sicuro. Non mi sembrava di andare malissimo, me la stavo giocando con Lore, che purtroppo ha avuto un crash. E poi niente, poi una volta che è finita la safety, quelle gialle ne avevano decisamente di più. Io infatti avevo più o meno il passo di Lorenzo e Luca dietro con le bianche, sono contento perché sono riuscito a tenere il passo con le bianche, con i primi della classifica, e solo che purtroppo con le gialle non si può fare niente. È andata bene a loro, è andata male a me, e complimenti comunque ad Andrea. Molto bene, grazie mille. Veniamo alle domande dalla chat. Francesco Pinna per il dottore, a parte la ditta Demolizioni che continua a collezionare ali rottamate. Eri fiducioso per il passo gara di stasera? Ma mi avevate avvertito della Renault, della ditta Demolizioni Renault, no. Però incredibilmente l'ala l'ho rotta su zampi alla prima volta, quindi ci siamo un po', diciamo, il karma ha funzionato questa volta, dai, perché eravamo in 3 o 4 in staccata, ho allungato la frenata, ho preso zampi in pieno, quindi è stato. No, però ero fiducioso perché nelle prove che facevo comunque non andavo male, non pensavo così, e addirittura quello che mi ha sorpreso di più era rimanere con l'ala gialla, danneggiata gialla, attaccato agli altri. Quindi, secondo me, la svolta, oltre alla safety car, è stato anche quello, perché potevo perdere tranquillamente più secondi. Invece, dai, è andata bene, e niente. Grazie a Francesco Pinna, che ogni volta mi fa le domande. Ce n'è anche per Fabio WJ80, da parte di WJ89, che ti domanda se sei ticinese. No, 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 no. Ma Sono briatese. ticinese o ticinese? Ticinese? No, No, no. mannaggia. Sempre WJ89, sempre per Long. Se avessimo l'audio della tua gara, ascolteremo un DR Long diverso dalle telecronache, sarebbe poco family friendly. No, delle volte sì, delle volte no. Per esempio, stasera sono rimasto molto calmo anche quando in partenza, che non ero partito molto bene. Però delle volte sì, ecco, quindi meno male che non c'è, possiamo dire questo. Allora, visto che Flaminio riscattando giustamente con i fit points, perché la desecretazione è inarrivabile, la desecretazione fit, quindi Ci utilizzatevi proverò. ragazzi. E Luca ci ricorda che lui ti aveva proprio pronosticato. Io ti aggiungo che un solo vincitore dei quattro che hanno quindi vinto su questo GP ha poi vinto il titolo. Quindi lascio sia questo pronostico di Luca nei tuoi confronti che ti dico questo, che ne pensi di ciò? In una prime così equilibrata, perché abbiamo visto quanti interpreti ci sono e quanto, nonostante Lopez che sia andata male, ha guadagnato sui primi due. È il momento del poco family friendly, probabilmente. No, vabbè, ringrazio Luca, però vabbè, meno male che questo Natale non ci vediamo, perché se no andava male. Già, io mi ricordo una gufata ad inizio anno al Karting Experience su un pilota della Master, quindi speriamo che non vada così anche a me. Molto bene, dai, direi che siamo in conclusione. Prima di ciò il sondaggio per il Driver of the Day eletto dalla chat proprio Andrea Longagnani con il 54% delle preferenze. Nonostante lo scatto bruciante di Lopeschi, c'è tanta consolazione dalla chat nei confronti di Lopeschi e da Lopeschi nei confronti tuoi. Complimenti, È però la prima credendo di essere vittoria del Phil, ringraziato. Lore! È la prima vittoria del Phil! Bisogna anche caratterizzarlo un po' di più, magari prima una spinnata e poi la vittoria, visto che torna Va bene a la rimbalzare la carta il comando semi-spinnata. spin. Non lo so, Semi-spin. non è troppo caratteristica, diciamo. Va Va bene. bene, dai. E qualche voto comunque l'ha racimolato anche Stefano Canino, autore di una gara, diciamo, ha fatto il suo per quello che è riuscito a fare. La strategia l'ha comunque complicato ancora di più la corsa al titolo per l'ex leader a questo punto della classifica. Qualche voto è arrivato comunque anche per Ferra, che come detto era lì. Purtroppo quella safety car ha cambiato le carte in tavola. Qualche voto anche per il tuo compagno Dr. Wu. Fabio, non so,
credo fossi in parte con lui. Se sai cosa è successo meglio, se ce lo puoi spiegare tu, cosa è successo a Doctor Who a due giri dalla fine con F. Non lo so, mi ho sentito un po' urlare in parte. Adesso mi ha mandato il video, c'è stato un contatto, non ho capito bene. Devo vederlo, non lo so sinceramente cosa sia successo. Ho sentito che è successo qualcosa, ma non ho i particolari. Mi spiace per lui che sia arrivato fuori dalla zona punti, però è entrato a punti Kraken e quindi sono combattuto. Una stagione di Prime difficile per me da commentare, c'è troppo affetto nell'aria. Va bene, dai, quindi abbiamo chiuso anche il discorso per quanto riguarda Traveler of the Day. Vi ricordiamo che sul nostro canale, sul nostro sito, sul nostro forum www.formatalentin.com sono aperte le iscrizioni sia per il torneo di Rocket League sia per la Formula 2 Invitation Tournament. Tra pochi giorni, quasi sicuramente, verrà aperto anche il topic per la Pandoro Race. Il 21, come già detto, ci aspetta la Formula Open in Francia. Insomma, c'è davvero tanta carne a fuoco. La Europe, anche un'amichevole questa domenica. Siamo stati invitati. Non ne usciamo. Forse la Master verrà spostata, quindi la stagione di Master League per il 2020 potrebbe essersi chiusa. Quindi è ieri proprio a Baku, che dovrebbe essere spostato il Gran Premio del Canada. Vedremo quello che succederà. E quindi direi che siamo definitivamente in conclusione. Ringrazio quindi Andrea Long per essere stato qui con noi in questo Pascara. Ciao Andrea, buonanotte. Ciao, grazie a voi, grazie Un saluto anche a Zampi. Ciao Ale, mille. buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. E a Ferra, ciao Fabio, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ringraziamo anche tutta la settimana, tutta la direzione gara che si è prodigata nel corso della settimana, Ernesto, Marche, chiunque abbia fatto qualcosa nell'ombra dei vari gruppi di lavoro. Ringraziamo anche la regia per questa sera di Andrea Badolato. Ciao Andrea, buonanotte. E anche il commento fondamentale, visto che io divago, da parte di Raffoidex, Raffaello Morga. Ciao Raff. Grazie a te, Raffa, buonanotte. Sei licenziato, Definitivamente, Raffa. ecco fatto. Allora, definitivamente in conclusione, e grazie soprattutto a tutta quanta la chat. Splendidi anche questa sera. Mi raccomando, se volete, seguiteci anche sui social, Instagram, c'è tutto. Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, davvero ovunque. Grazie a tutti, buonanotte. Mi raccomando, andando a presto, solo se fritte non è in live. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.